Salve amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan. Sto ascoltando nel TG1 questa faccenda dell'Eternit. È una vera vergogna. Ancora non fanno nulla, come sempre. Abbiamo approvato nelle settimane scorse il decreto sul arretrato del civile. E che potrebbero fare? Non sanno fare mai niente. Sui processi civili, introduce il falso in bilancio, tutte le regole ad personam che si sono fatte per Silvio. Non si rispettano gli interessi generali del paese. I sindacati loro partecipando all'iniziativa sulla digitalizzazione, di fronte agli innovatori del digitale, parla di come la tecnologia potrebbe aiutare il fisco a cambiare. Lancia la tracciabilità, basta scontrini, dice Renzi, basta con l'agenzia delle entrate vista come un avvoltoio. Noi siamo abituati da un cliché costante a dire che in Italia, che l'Italia è un insieme di sfighe. Viceversa, gli altri cose rispondono, i ristoranti sono pieni, va tutto bene. No, non è così. C'è bisogno di dire con chiarezza che noi dobbiamo cambiare il nostro paese e lo dobbiamo fare non perché ce lo chiede qualcuno all'esterno, ma perché è giusto. Nelle pomeriggio sbarche, ecco, il problema è come cambiare il paese, perché mi sembra che nessuno ci riesce, manco Renzi, purtroppo. Io non so, guardo il telegiornale e sono orrorizzato, era già schifoso negli anni 90, ma come è cambiato adesso? E si ascoltano cose e non si sa più, ma che cos'è la politica? Boh. Penso che se il governo volesse davvero creare dei posti di lavoro, non direbbe che l'unica figura precaria su cui concentra la sua attenzione sono i collaboratori. Mi lascia attonito. Il numero 1 della Cesana, Maria Furlani, invita il capo del governo a distinguere. Non so più che pensare, destra e sinistra, sono la stessa cosa. Che hanno diritto ad un nuovo contratto. Eternit. In una parola, il nome di un orrore. Il nome di un'infamia, il nome di una tragedia, il nome di tanta sofferenza inutile, il nome di tanta vigliaccheria, il nome di una vergogna, quella dello Stato italiano, che siamo tutte e tutti noi, il nome delle vittime, il nome di una fabbrica, il nome di un prodotto, il nome di un caso irrisolto, il nome di colpevoli non condannati e di innocenti che non riceveranno giustizia. Quanti significanti in un solo significato, quante parole in una sola parola. Eternit, qualcosa che ci porteremo sempre dietro. Qualcosa che non potrà più far andare avanti chi si è fermato. È il peso di una colpa, la colpa di un peso. Eternit. Che cazzo si farà mai per avere giustizia? Io sono molto scettico. A presto. Ciao, non ho parole.